Buongiorno, buonasera, buonanotte. Io sono un emerito di e questo è Le stanze di Sofia. Nella scorsa puntata eravamo entrati in una stanza completamente priva di colori, o almeno era tutta in bianco e nero. Bianco e neri erano i libri in quella stanza, bianco e neri erano i mobili in quella stanza, anche il computer presente sulla scrivania nera rappresentava solo immagini in bianco e nero. E anche la donna al centro di quella stanza era vestita in bianco e nero, ma anche la sua pelle e i suoi occhi erano semplicemente bianchi e neri. In quella stanza non c'è un accenno di qualsiasi altro colore. Ma la cosa interessante è che quella donna, in quella stanza priva di colori, è una scienziata incredibilmente intelligente e specializzata nello studio della percezione dei colori. È una scienziata esperta sia in fisica, in neurofisiologia, sia in psicologia, ma soprattutto in quest'ambito. Lei sa tutto dei colori e ha tutte le informazioni fisiche necessarie per comprendere come gli occhi e la mente umana comprendano, classifichino e percepiscono i colori. Ne sa più di quanto potrebbero mai saperne gli attuali scienziati specializzati in questo campo. E ha studiato tutta la vita che cosa siano i colori e come vengano percepiti dagli esseri umani e anche da altri animali. Ma a un certo punto, nella sua vita in bianco e nero, succede qualcosa. Quella stanza, dove lei ha vissuto tutta la sua vita in bianco e nero, a un certo punto viene aperta e ha la possibilità di uscire e vedere il verde dei prati, l'azzurro dei cieli, il colore arancione del tramonto. Riesce in una sola frase, in un solo momento, a vedere per la prima volta veramente i colori, nonostante li abbia studiati per l'intera vita. Provate per un attimo a immaginarla, questa donna, questa scienziata che per l'intera vita è vissuta senza poter vedere davvero i colori in una stanza completamente in bianco e nero, e poi ha la possibilità di uscire e vedere di colpo tutta quella meraviglia cromatica. Ecco, non so come riuscite a vedere voi questa scena. E cosa immaginate che potrebbe fare in questo incontro? Io tutte le volte che mi immagino questo episodio, ecco, mi immagino la scienziata Mary che esce dalla porta di questa stanza, vede tutte quelle sfumature e grida: "Oh cazzo!" La domanda che questo esperimento mentale si pone è: beh, Mary ha imparato qualcosa di nuovo da questo cambio di esperienza? Ha imparato davvero qualcosa di diverso? Oppure sapeva già tutto perché aveva studiato sufficientemente i libri, i paper e gli esperimenti riguardo ai colori. Ecco, questo è l'esperimento chiamato appunto La stanza di Mary, del filosofo Frank Jackson, scritto nel 1982. Questo esperimento mentale aveva soprattutto il compito di criticare il fisicalismo, questa teoria di cui abbiamo già parlato in precedenti episodi. In ogni caso, cos'è il fisicalismo? È quella teoria filosofica per cui si sostiene che tutte le cose di questo mondo siano semplicemente fisiche, quindi non solo il tavolo, l'animale, la persona, ma anche i nostri pensieri, i nostri desideri, sono solo delle particolari configurazioni fisiche e materiali all'interno del nostro cervello, per esempio il lavoro dei nostri neuroni o la chimica della nostra biologia. Però fa notare Jackson, se davvero tutte le esperienze fossero fisiche e materiali, beh, allora non dovrebbe esserci una vera differenza tra la conoscenza della dottoressa Mary sui colori appresa dentro nella stanza in bianco e nero rispetto alla conoscenza nuova che la dottoressa Mary ha appreso una volta uscita da quella stanza, quando vede per la prima volta i colori. Esiste anche un altro tipo di esperienza che equivale a quell'esperienza particolare, soggettivo, a quell'esperienza di coscienza che si ha solo quando si prova effettivamente la visione dei colori, quando si incontrano direttamente i colori. Non basta quindi conoscerne il lato fisico, ma bisogna anche conoscere quello che proviamo noi quando vediamo i colori. E non è una cosa che si può solo studiare analizzando la fisica, ma è qualcosa che riguarda un che di soggettivo, un che di personale, un che di relativo alla coscienza. Se è davvero così, allora significa che c'è qualcosa
che non è spiegabile solo fisicamente, solo materialmente, con le conoscenze che in effetti Mary già aveva precedentemente, ma c'è qualcosa che va oltre l'esperienza fisica, e quindi il fisicalismo sarebbe falso. Ecco, fermandoci prima sul lato un po' tecnico di questo esperimento, possiamo aggiungere qualcosa. Potremmo davvero interrogarci sulla conoscenza della dottoressa Mary. Cioè, questa conoscenza è davvero qualcosa di nuovo? Oppure, quando Mary incontra direttamente i colori, ha semplicemente una nuova esperienza. Ma questa esperienza non è qualcosa di ontologicamente diverso, non è una conoscenza differente, ma è qualcosa di sempre descrivibile in termini fisici e materiali nel cervello. Per esempio, potremmo dire che una volta che Mary entra davvero in contatto col verde dei prati e col blu del cielo, la sua retina viene stimolata e il suo cervello impara una nuova strada neuronale. E quindi succede comunque qualcosa di fisiologico. Ecco, questa è una prima critica che, volendo, un fisicalista potrebbe porre all'esperimento di Mary. Un'altra critica potrebbe anche essere che il fisicalismo interpretato da questa teoria è un fisicalismo più che altro informativo, più che sostanziale. Cioè, Mary conosce tutte le informazioni fisiche, ma magari manca di un altro tipo di conoscenza che poi le permetterebbe di non stupirsi di fronte all'incontro diretto con i colori. Si potrebbe però sostenere che in ogni caso l'esperienza di vedere direttamente i colori e soprattutto l'esperienza contemporanea di assaporarli e quindi di sapere che cosa vuol dire vedere i colori soggettivamente a livello personale e non solo scoprirlo tramite i libri, sia comunque un tipo di conoscenza differente da quella precedente. Ovviamente la discussione è ancora in atto su questo, cioè se questo argomento detto della conoscenza sia effettivamente una conoscenza ontologica nuova o sia semplicemente un modo comunque materiale, comunque fisico, di conoscere l'esterno, un modo più completo. Ecco, ma oltre il lato tecnico, io vorrei prendere spunto da questo esperimento mentale di Frank Jackson per prendere un po' più alla larga il discorso. Ossia, per mettere a confronto effettivamente due modi di conoscenza, non tanto per indagare se sia giusta la teoria del fisicalismo o meno, ma per vedere come cambiano le cose quando apprendiamo in modi diversi. Cioè, da una parte abbiamo un modo di conoscere le cose e di acquisire nuove competenze grazie al mero studio e alla mera informazione. Peirce, nella sua semiotica, direbbe che c'è un modo di conoscere le cose con esperienza e un modo di conoscerle senza esperienza. Nel secondo caso, tendenzialmente ricordiamo queste cose come mere nozioni, come mero apprendimento molto spesso scolastico, e finiamo per dimenticarcele. Nel secondo caso abbiamo invece una competenza maggiore perché le mettiamo in pratica, le comprendiamo tramite l'esperienza. E su questo io vorrei fermarmi sull'esempio fatto da un bel libro di un'antropologa che è Hortense Powdermaker, che nel suo libro Stranger and Friend, The Wave of an Anthropologist, prende questo esempio. Questo innanzitutto è un libro che si basa su uno studio svolto negli anni 30 nell'America del Sud, in particolare in una piccola cittadina chiamata Indianola. Lo studio di questa antropologa è soprattutto basato sulla comunità degli uomini e delle donne di colore in quell'ambiente. Ricordiamoci appunto che sono gli anni 30 e quindi i cosiddetti bianchi e gli uomini di colore vivevano praticamente in due società diverse, pur vivendo nello stesso posto. In particolare, questa autrice studia in modo particolare, perché lo studia personalmente, vivendo con queste persone, una comunità e una persona in particolare, che è la signora Wilson. La signora Wilson è una donna di colore, ma laureata e anche molto particolare, perché ha deciso di condurre una propria battaglia contro il razzismo e contro le limitazioni che hanno gli uomini di colore, ma non è una battaglia aperta e diretta come quella che potrebbe aver mosso, diciamo, uno zio Tom o una Rosa Parks, ma è una battaglia indiretta. Cioè, la signora Wilson usa, per così dire, il teatro, o se vogliamo l'inganno. E l'antropologa ha la possibilità di guardare la signora Wilson in due occasioni completamente differenti. Una più interna e più intima, quando la signora Wilson organizza delle riunioni a casa sua con gente quasi tutta di colore o comunque consapevole dei problemi di razzismo. E in questa occasione si presenta come una donna
forte, intelligente, che sa anche prendere in giro le superficialità degli uomini bianchi, e racconta di come per ottenere un miglioramento sociale sia necessario ingannarli, cioè fingere di essere inferiori, di essere molto cortesi, di essere molto neutrali, per poter poi, per esempio, farsi ricevere dalle persone importanti e ottenere dei vantaggi sociali. L'antropologa capisce subito quello che la signora Wilson vuole dire, ma lo comprende in modo completamente diverso quando ha l'occasione di accompagnare la signora Wilson dal sindaco, Mr. Smith, e vedere quanto davvero la signora Wilson sembri un'altra persona. Si fa chiamare semplicemente Annie dal signor Smith, dal sindaco, e aspetta non solo il suo turno, ma anche che gli uomini bianchi passino davanti a lei. Insomma, si mette in una condizione di inferiorità, per quanto, se vogliamo, recitata e teatrale, per poter ottenere dei vantaggi. Cosa c'entra questo con l'esperimento di Mary? C'entra perché l'antropologa, quando nota questo, si accorge che solo adesso ha intuito questo cambio tra il teatro, diciamo, teorico e il teatro pratico della signora Wilson. E un'altra cosa interessante è che invece i bianchi non lo notano, questo cambio, perché non sono consapevoli delle proprie cornici. Danno per scontato che una donna di colore negli anni 30 in un villaggio rurale dell'America del Sud si comporti in un certo modo. E forse perfino alcuni uomini di colore davano per scontato quel tipo di atteggiamento. Quindi l'antropologa si ritrova a scontrarsi con il proprio stupore, e definisce infatti lo stupore come l'emozione cognitiva per eccellenza. Dove ci si ritrova a stupirci, dove c'è sorpresa, allora c'è anche scarto, c'è nuova comprensione, c'è insomma l'esperienza di non aver capito un cazzo prima e aver capito qualcosa di nuovo adesso. Ortes Paudermacher utilizza questo esempio anche per proporre una critica alla teoria della conoscenza che vorrebbe epurare tutte le emozioni dalla scienza, sostenendo che ci sono ambiti dove le emozioni innanzitutto sono inevitabili, ma possono essere uno strumento di conoscenza perché, come delle pietre d'inciampo, ci costringono a fermarci e a riflettere, ci fanno capire le nostre cornici invisibili, ci fanno capire i nostri pregiudizi, ciò che davamo per scontato, ma scontato non è. E questo accade quando ci fermiamo nell'imbarazzo, quando ci fermiamo nel disagio, e di questo avevamo parlato nella puntata precedente dedicata ai marshmallow, ma appunto anche quando passiamo dalla teoria alla pratica. E a proposito di emozioni, come possano essere importanti per migliorare la nostra conoscenza, su questo ci informava già Spinoza, quando diceva che i filosofi considerano le passioni che ci travagliano come vizi dei quali gli uomini cadono vittime per propria colpa, ed è per questo che hanno l'abitudine a deriderle, deplorarle, biasimarle o di maledirle. Essi si ritengono, pertanto, di fare opera divina e di toccare il vertice della saggezza quando riescono a lodare, in ogni modo, una natura umana che non esiste in nessun luogo e a fustigare con le parole quella che realmente esiste. E infatti esse considerano gli uomini non come sono, ma come vorrebbero che fossero. È per questo che, per lo più, invece di un'etica, hanno scritto una satira e non hanno mai concepito una politica che potesse essere messa in pratica, ma teorie da considerare chimeriche o che avrebbero potuto trovare realizzazione nel paese di utopia o nell'età dell'oro dei poeti, ovvero lì dove non c'era bisogno alcuno. Ecco, anche considerare la conoscenza dal punto di vista, diciamo, più personale e più soggettivo, comprendendo anche le emozioni, può essere un modo interessante per capire i nostri limiti, per ritrovare i nostri pregiudizi. E su questo vorrei fornire un altro esempio, questa volta cinematografico. Se vi è capitato di vedere il bel film Will Hunting o Genio Ribelle con Robin Williams e credo Matt Damon, ci sono delle scene molto interessanti su questo argomento, dal passare da una nozione teorica ad una pratica. E in particolare vi è una prima scena dove Will, cioè questo genio della matematica, ma non solo della matematica, cioè questo ragazzo fornito di una memoria incredibile e di una passione per la lettura su qualsiasi tema, ma anche dotato di una certa arroganza, incontra uno psicologo per iniziare un processo terapeutico, per capire di più se stesso. In realtà questo ragazzo non vuole inizialmente capire se stesso, vuole solo dimostrare di essere il più intelligente, il più sveglio e che non ha bisogno di nessuno per vivere la sua vita. Quando lo fa e incontra per la prima volta Robin Williams, che appunto è lo psicologo nel film, vede nello studio un quadro dove c'è una barchetta in mezzo all'oceano, in mezzo alla tempesta,
che sembra potersi rovesciare in ogni momento. Lui, vedendo questo quadro, pensa di aver capito tutto allo psicologo. E quindi gli dice che in questo momento lui è come su quella barchetta, è in un momento in cui lo studio dello psicologo è il suo unico punto di riferimento, è il suo unico rifugio, e poi azzarda oltre, dicendo che probabilmente lui ha sbagliato a sposarsi e probabilmente la moglie lo ha perfino tradito perché era una stronza, e questo gli ha causato il momento di depressione o di dolore che sta provando adesso, raffigurato in quel quadro. Lo psicologo dapprima si arrabbia e lo manda via, e poi noi vediamo un'altra scena dove lo psicologo insiste, continua a voler rapportarsi con questo ragazzo nonostante l'abbia trattato male, e gli fa un discorso fuori dallo studio. Gli fa notare che dapprima si era arrabbiato, ma poi ha pensato che, beh, Will è solo un ragazzo. E quello che gli manca è l'esperienza. Gli dice che probabilmente se parlassero d'arte, Will sarebbe capacissimo di citare la Cappella Sistina, di raccontare l'intera vita di Michelangelo, i suoi rapporti con Giulio II, le immagini presenti nella cappella e così via. Però non saprebbe raccontare l'odore presente nella Cappella Sistina. Non sarebbe capace di raccontare davvero cosa prova vedendo in concreto, vedendo direttamente quelle immagini, perché non c'è mai stato. O allo stesso modo Will potrebbe parlare di amore citando Shakespeare o Neruda, ma forse non l'ha vissuto davvero, e soprattutto non l'ha vissuto a tal punto da rendersi conto di essere felice proprio perché si può svegliare al mattino vicino ad un'altra persona, e contemporaneamente non ha vissuto quella estrema tristezza che si prova quando si perde un amore vero. Ovviamente qui lo psicologo sta facendo capire quanto il ragazzo si sia sbagliato sull'interpretazione del quadro, ma soprattutto gli sta facendo capire che quello che credeva di sapere, perché ha studiato tanti libri o perché ha letto tante pagine, beh, lo conosce ma fino a un certo punto, perché c'è una differenza netta tra leggere di qualcosa e vivere quel qualcosa. E quindi per spingerlo a parlare con lui gli ribadisce che per quanto lui creda di essere intelligente non sarà davvero una persona interessante se tutto quello che può dire, beh, lo si può trovare su un cazzo di libro. Diventerà interessante quando riuscirà a vivere quelle cose in modo diretto e riuscirà anche ad avere un pensiero originale e una vita originale, quando potrà davvero raccontare di sé. Ecco, secondo me ci possiamo spingere fino a questo punto parlando di Mary e dell'esperimento mentale sui colori. Magari fatemi sapere se a voi viene in mente altro relativo a questa differenza di conoscenza e anche al rapporto che emozioni e ragioni hanno all'interno dell'ambiente conoscitivo. Probabilmente ne parleremo ancora, ma per ora vorrei cambiare stanza. E in questo caso passiamo in una stanza piuttosto scura, piuttosto tetra. È forse un salotto, ma c'è veramente pochissima luce, sembra quasi una caverna. E continuiamo a vedere svolazzare con forza un pipistrello che si muove da una parete all'altra, e dove noi non ci sappiamo orientare, ecco che lui riesce a trovare i corridoi di questa caverna, riesce ad evitare le stalagmiti di questa caverna, riesce a muoversi senza bisogno della luce, senza bisogno del dono della vista. Ecco, cosa può raccontarci questo pipistrello? Che cosa può rivelarci? Forse come sarebbe vivere al buio? O forse come possiamo noi descrivere i sensi così diversi di altri animali? Oppure, non lo so, ditemelo voi, cosa può farvi venire in mente? Io per ora chiudo la stanza, vi lascio sostare in questa caverna con questo bellissimo pipistrello, e ricordatevi che se volete potete invitare qualcuno nella stanza di Sofia per poter parlare insieme di questi esperimenti mentali. Vi basterà condividere questo podcast. Grazie ancora e alla prossima stanza.